Ok, niente, andiamo a dormire. E domani non sto più nella pelle. No, non è domani. Domani è domani. È domani. A domani forse dovevo dire. Ok. Siamo nel 2000, nel 2000 XX. Che bontà, wow. Guarda che torta. Non mi stupisce che Lady Anne abbia scelto questo posto, che lusso. È naturale che sia buono, è un hotel molto famoso del resto, quindi siamo in un hotel. Ah già, ho sentito che la polizia verrà a interrogare qualcuno a scuola. Che seccatura. I nostri nomi salteranno fuori di sicuro, si sono diffuse un sacco di voci su di noi e Kamoshida. Ah, scusa, lui come cavolo è vestito? C'ha freddo? Ma li abbiamo fatti gasare. Si sentono cose tipo i ladri fantasma gli hanno davvero rubato il cuore. La maggior parte della gente non ci crede, ma qualcuno sembra esserci grato. Guarda un po' qui. Ah, una parentesi. Io sono un po' più... Siccome ovviamente io i giochi li faccio blind, a parte il discorso un po' tecnico, quando serve, ma sono curioso di vedere che cosa sarà il secondo caso, nel senso che... Finora questo qui di partenza era collegato a noi, noi eravamo studenti, quello era un professore della nostra scuola, quindi ci stava. Un giorno andiamo a scuola e entriamo nel palazzo invece che a scuola. Adesso sono curioso di vedere come, cosa sarà appunto la prossima cosa e come si ricollegherà al punto in cui siamo ora. Non spoilerare Zeff, ovviamente. Wow, ci abbiamo anche i fans online. Ben fatto, ladri fantasma. Ora posso andare avanti. Grazie per averci dato speranza. Sì, speriamo che ci sia qualcuno che sta lavorando anche per salvarci nella situazione di merda in cui siamo. Magari ne riparleremo un giorno. Forte, eh? Io volevo soltanto risolvere i miei problemi, ma leggere questi post mi dà una sensazione strana. Ehi, cosa facciamo adesso? Ah, non lo so. Avete intenzione di mangiare o... Beh, ovvio che voglio mangiare, ma... No, gli hanno portato direttamente la... Cos'è la porchetta? Cos'è? Questo posto ha un limite di tempo. Un hotel di lusso con limiti di tempo. Oh merda, abbiamo solo un'ora per mangiare. Non potete star seduti? Mancano solo 50 minuti. Sono passati 10 minuti. Non finirò mai tutti i piatti di carne di questo pass. Devo riuscire a mangiare tutti i dolci che sono sul menù. Addirittura tutti i dolci. Vuole andare in crisi ipoglicemica. Iperglicemica. Controllate la nostra roba. Prendiamo anche qualcosa per voi. Non preoccupatevi. Ah, per voi chi? Siamo in uno. Oh sì, mi si scioglie in bocca. Non fammi venire fame anche a me. Sul serio, solo carne. E che cosa vuoi mangiare tu? Vediamo da dove comincio. E lei si abbuffa di torte. Sì, in effetti, cioè, voglio dire. Noi non si capisce cosa stiamo mangiando. Siamo una Macedonia con tante fragole o. Frutti di bosco? Quell'altro là sta mangiando tutta carne e addirittura con dei paninozzi giganteschi, mentre invece Anne, la nostra Anne, si sta ingozzando di dolci. E questa va al ristorante per mangiare i dolci, no? Va in pasticceria, voglio dire. Che gioia! Ehi, occhio alle calorie! Chiudi il becco. Hai idea di quanto costi una di queste? Non mi ricapiterà mai più l'occasione. Le torte del Wilton Hotel. Ne avevo sentito parlare, ma non pensavo fossero così incredibili. Andiamo a controllare se esiste davvero e ci andremo. E dov'è la nostra parte? Non ho idea di che cosa voleste. Quella che roba è. Perciò vi ho portato dei fagioli. Fagioli? Sì, infatti, non devi ingrassare, occhio. Cioè, ingrassare il giusto e nelle parti giuste.
C'erano anche un sacco di robe bizzarre, perciò vi abbiamo preso un po' di tutto. Banane fritte, uova centenarie, cioè, giusto per avvelenarci, e della sottospecie di fagioli. Altri fagioli? Abbiamo messo così tanta roba nel piatto che si è mischiato tutto, ma dovrebbe essere buono lo stesso. Ascoltate un attimo, scusate. Questo è un hotel di lusso con un ristorante a buffet. Boh, sono un po' strane le cose. È semplicemente grottesco, sì, anche l'hotel. Andiamo, Atom. Questi due non hanno idea di cosa significhi cenare come si deve. Facciamogli vedere. Vediamo cosa intende. Cenare come si deve? Lascia perdere i dettagli. Voi guardate le nostre cose, nel frattempo abbiate pazienza e aspettateci. Ah, è come un'esplosione al sapore di carne. Oh, qui c'è la crema al formaggio, wow. Non mi stanno nemmeno ascoltando. Sì, appunto, all you can eat in un albergo. Come aspettavo dal buffet di un albergo di classe, gli ingredienti e la varietà del menù sono incredibili. Non per niente costa 8.000 yen. A cranio? Qui c'è tutto, ma diamo precedenza al pesce. Ovviamente lui vuole il pesce, però non è un gatto, eh. Riempiamoci il piatto di pesci di ogni tipo. A che tavoli penso che sia? Cosa dire lui? Quanta verità, non so decidermi. Oh, guarda, ecco il pesce. Lo preferisco crudo, ma è ottimo anche la griglia. Ma non fammi venire voglia di sushi, che è un po' che non ci vado. Hai sentito, mia cara? Le notizie su quel Kamoshida sono davvero terribili. Ah sì, con l'insegnante della Shujin Academy, da comportamento indecente. È una vera vergogna. Come se fosse solo lui, no? Aspetta. E ancora non hanno risolto quei terribili episodi di Raptus, non è così? Non dovrebbero farsi fuorviare da simili scandali da 4 soldi. Forse perché il paese è tranquillo, però mi dispiace molto per i poveri studenti della Shujin. Oh, sembra che il caso di Kamoshida sia sulla bocca di tutti. E quelle pentole là, che cosa c'è dentro? Sembrano le bambole quelle russe. Accidenti, ti hanno notato. Prendi un po' di cibo e fai finta di niente. Più tardi lo mangeremo, più tardi, eh. Che ci fa un ragazzino del genere qui? Oh, abbiamo le snob. Infatti, donna ricca arrogante. Spero che non sia in compagnia, non vorrei dover mangiare vicino a dei tempisti. Tiriamo fuori il pugnale. Su, andiamo. Che c'è di male se dei ragazzi vogliono mangiare a un buffet? Chissà cosa pensano le altre persone della notizia. Prendiamo altro cibo e ascoltiamo. Forse agli altri tavoli possiamo ascoltare altre persone di nascosto. Siamo dei professionisti in questo senso. Dolce gigante. La vicina sembra ancora più grande e delizioso. Questo gigantesco e appetitoso. Ah, mi sono distratto. Le notizie viaggiano veloci. È già tutto su internet. Presidente di azienda di informatica. Sai quella storia su come alcuni sedicenti eroi riformisti abbiano rovinato Kamoshida? A me non sembra una storia seria, alcuni dettagli sono abbastanza inverosimili. Non preoccuparti, dobbiamo solo fare come ci dicono. Come ci dicono chi e a che proposito? Sono tutte voci messe in giro da alcuni studenti. Se il pubblico abbocca, che ci importa se è falso? Sei sicuro che non è un giornalista questo? Quindi non ci credono, ma inventano storie per far sembrare reali i ladri fantasma. E lo fanno proprio davanti ai veri ladri fantasma. Oh. Ehi, svelto, prendi del cibo. Sicurati che abbia una montagna di panna montata. Cosa c'è che non va? Ah niente, solo uno strano ragazzino che ci guardava. Vogliamo andare? È quasi l'ora del meeting. Che maleducato, l'hai sentito? Ha detto che sei strano. Chissà cosa pensano le altre persone della notizia. Prendiamo altro cibo e ascoltiamo. Questo? Ok, qua. Cioè, se capiscono che stiamo rigliando saremo nei guai. Fingiamo di essere qui per il cibo. Lì ci sono dei piatti di carne. Ok.
qua. Cosa che vuole qua? Qua. Ah, carne, non sono come Rugi, ma non c'è pasto degno di questo nome senza... Mi sono distratto. Ok, alla fine la questione è semplice, è solo un ex atleta che ha sopravvalutato se stesso. Avrebbe dovuto accettare la sua posizione e vivere tranquillamente da insegnante. Non si può prendere sul serio un caso simile, è una storia piuttosto ridicola. Sì, dovremmo approfondirla, ma è un lavoro che possiamo lasciare alle mezze tacche. Approfondire? Stanno indagando su Kamoshida? L'idea non sembra entusiasmarli. Sono quelli di quella... di quel gruppo là? Allora, prendi il cibo. Ah, scegli una parte non troppo grassa. Invece un grasso va mangiato. Che fa bene. Ecco, questo c'è... hanno ribaltato, vabbè. Lasciamo perdere, parleremo un'altra volta. Arriverà presto, andiamo anche noi. Sarà meglio non farlo aspettare. Non è... per me sono collegati a quel tizio là. Il che discuterà con i pezzi grossi. Beh, sono sicuro che è più importante del pranzo. Quindi forse c'è un'associazione... Anche se erano ben vestiti, a me sembravano comunque sospetti. Chissà cosa pensano le altre persone della notizia. Prendiamo altro cibo e ascoltiamo. Sembrerebbe che non ci sia in questo caso un vero e proprio nemico, ma un gruppo. Un nemico, cioè il nemico è un gruppo forse. Vedremo. Il riso è fantastico, la base è un buon piatto. Scusa, mi sono lasciato un po' trasportare. Questa dice, quindi lo share del notiziario è stato così alto? È per quella notizia dell'insegnante che ha molestato gli studenti, vero? Kamoshida? Dipende tutto da come viene presentata, bisogna attirare il pubblico più idiota. Segnatevi perché queste cose le fanno normalmente. Lo share sale quando mostri loro notizie sensazionali e volgari, ma facile da comprendere. Come può essere così insensibile? La studentessa si è quasi uccisa per colpa di Kamoshida. A proposito, pensi che questi improvvisi pentimenti siano veri? Beh, Presto, prendi il cibo. Oh, e non dimenticare quelli, sono croccanti. Quindi avrebbe confessato i suoi crimini solo perché si è improvvisamente pentito? E chi lo sa? Mi dispiace, adesso devo andare. Ti richiamerò dopo il meeting. Un pentimento improvviso, eh? Beh, non posso biasimarlo se la vede in quel modo. Non credo che sia rimasto qualcuno da ascoltare. Stavo dicendo che sono curioso di vedere fino a che punto arriva come spessore nella trama, nel chiamiamolo realismo, perché è interessante da quel punto di vista lì, cioè sfruttare eventualmente un media come videogioco che vende parecchio per... è rivolto tendenzialmente a un pubblico più giovane per comunque svegliare un po' fuori la gente su certe cose. Certo che è terribile, la maggior parte degli adulti non sembrava brava gente. No. Allora, in base a quello che abbiamo sentito, pare che la maggior parte degli adulti non interessino granché le notizie su Kamoshida. Beh, adesso che abbiamo un po' di cibo sul piatto, torniamo dagli altri. La faccia della montagna che c'è. Oh, ne hai preso una montagna. Ah, quella verde però è già sparita. Allora, che effetto ti fa vedere questo cibo tutto chic? Non ho fame. Ok, Matteo dice che è curioso anche di vedere se c'è una certa profondità tra i rapporti dei comprimari. Perché di solito sono appunto molto stereotipati. Vedremo, vedremo. Sono così felice, dai. Siamo i gentili. È bello sentirlo dire da uno come te. Cerca solo di non esagerare, ok? È uno stecchino, tra l'altro. Sei l'ultima persona a poter dare un consiglio del genere, Ryuji. Non starai mangiando un po' troppo, Mona? Non si sa se torneremo mai in questo posto. Con i prossimi colpi andremo a mangiare non a buffet, ma col menù. Certo, ma voi due avete portato al tavolo un quintale di cibo. Sarebbe un peccato doverlo buttare. Sei sicuro che non te lo fanno pagare come ormai si usa? Se non lo mangi? Perché non gli dai una mano, Ryuji?
Potremmo aiutarli entrambi, ma lei... Oh, io sono troppo piena, non ce la posso fare. Certo, ti stai rimpinzando di torte. Questo passa da zero a diabete in un colpo solo. Ma niente, pensiamoci noi. Ok, sono tutti stanchi. Per quanto mangiamo, la quantità di cibo sul tavolo sembra essere sempre la stessa. Ce n'è ancora? Non mollare, continua a darci dentro. Là là, ce l'hanno fatta. La mia cintura sembra di 10 taglie più stretta. Sì, è una vittoria per tutti noi. È stata tosta. L'abbiamo fatta perché abbiamo unito le forze. Ah beh, va bene, ok, sì. Ben fatto ragazzi, basta che non andiamo in bagno tutti insieme. Che ne dite di un ultimo piatto per pulirvi il palato? Vi consiglio la crostata. Il pompelmo ha sia una dolcezza seducente che un'acidità pungente. Ah sì? La crostata al pompelmo. Da noi mai vista. Basta, non voglio saperne nulla di roba acida. Oh che cavoli, devo correre in bagno. Ecco, vacci tu intanto. Anch'io vi prego, portatemi con delicatezza. Oddio, guarda quel tavolo. Non li fissare, è evidente che non sono abituati a gustare certe prelibatezze, cioè stiamo facendo una figura dei caffoni. Non oso immaginare che razza i genitori debbano avere. Cosa? Non abbiamo tempo adesso, forza, andiamo. Ok, dobbiamo andare tutti al bagno. Sto scoppiando. Sono andato nel panico quando ho visto il cartello chiuso per pulizie fuori dai bagni. Facevi il gradasso dicendo che avresti mangiato fino a vomitare. E lo hai fatto davvero, ma sei scemo? Lo stesso vale per te. A che piano era il ristorante? Siamo saliti per venire qui, quindi sarà un piano inferiore, no? Ah, scusa. Ma magari è scritto dentro. Guarda chi c'è, ma non è il... Ma che? Uomo raffinato, no, forse non è lui. Quello che avevamo picchiato, dicevo. Ancora nessun aggiornamento sul caso? Non ancora. Mi scusi, ma perché è così interessato? Non è una cosa di cui dovrebbe preoccuparsi. Mi interessa la tua opinione, buffone incompetente. Quando ti dico di scattare, tu lo fai. Ehi, c'è una fila da rispettare. Cosa vuoi? Siamo arrivati prima noi. No. Per poter dire, il mio coraggio deve essere almeno di livello audace. Il nuovo nemico è Bisio col pizzetto, dice, ma... Matteo, cosa vuoi? Questo non me lo farà fare. Abbiamo fretta, anche noi. Oh, mi scusi, quindi potete passare davanti a tutti perché avete fretta? La clientela è peggiorata di molto dall'ultima volta che sono stato qui. È diventato un asilo? Ma che simpa questo? Ma che? Finora non abbiamo tempo da sprecare. Lo so, uno Yakuza. Lasciateli perdere. Quella voce. Sì, no. Mi sa che è lui davvero. Che cazzo di problemi aveva quel prepotente? Non dovevamo tornare di sotto? Sì, ma allora, devo dire che se devono rendere interessante la trama, sarebbe interessante che facciano, che portino avanti più cose contemporaneamente. Cioè, una cosa è quel gruppo da cui viene Sae, che è il generale, direttore, quel cavolo che è, mi è sembrato un po' losco. Forse un'altra cosa sono questi qui sono un altro gruppo.
vedremo, io spero che faccia, perché alla fine se vuoi rendere interessante è sicuro i mascherini, non so, in Giappone c'è questa mania, non è ovviamente per il Covid. Zef dice vedrai, speriamo. Quel cazzone mi fa girare le palle, nemmeno nascondevo il fatto di guardare tutti dall'alto in basso. Non vale la pena di prendersela. Non li sopporto proprio, gli adulti merdosi come quello, lo sappiamo, non a caso è picchiato Kamoshida. La voce di quell'uomo sembrava quasi la stessa di quella volta. Che ti prende? Avrei voluto dirlo, ma non ce lo fa dire. Sto bene. Sicuro non hai una bella cera? Probabilmente perché non mangia mai bene a casa. Anch'io ho un menù fisso di scatolette per gatti. Quelle capiedi mi davano il volto a stomaco. Merda. Okay. Perché ci avete messo tanto? E tu perché sei incazzata? Scusate, ho avuto una discussione con una signora poco fa. Mi è venuta addosso, ma siccome lei si è rovesciato il piatto, ha dato la colpa a me. Io l'avrei spaccato in testa il piatto. Che stronza. Già, grazie comunque. Ma i camerieri del ristorante mi hanno fissata tutti con aria di disapprovazione. Ovvio, è colpa della ragazza, non può essere colpa della signora. Poi la ragazza viene solo una volta, la signora magari viene più volte. Mi chiedo se non sappiamo un po', se non siamo un po' fuori posto qui. Vediamo se scatena qualche discussione. Mi sento sempre così. Ehi Morgana. Dov'è? Ah, che c'è? Chiunque potrebbe avere un palazzo, giusto? Chiunque abbia un desiderio profondo e distorto. Non è che è il prossimo davvero lui, il pelatino lì. Quindi rubando il tesoro si può provocare un risveglio del cuore a chiunque. Sì, ma a patto di credere a queste cose, perché queste cose sembrano un po' il discorso dell'anima, no? E io purtroppo non sostengo quel discorso lì, cioè, mi spiego. Io sono molto più convinto che esistano i psicopatici veri e propri, cioè hanno proprio, intendo dire, il cervello ha una sua fisiologia, e se quella fisiologia lì funziona in una maniera diversa da quella degli altri, cioè per esempio appunto facendo del male tu ti procura piacere perché si accendono le parti del cervello del piacere, non è un discorso di anima, è un discorso che è proprio una... è come cablato il tuo cervello, cioè come dire... La coscienza viene dal cervello, però dipende dal cervello, non so come dire. Quindi se il cervello, è come il fatto del carattere, no? Tutti noi abbiamo, in parte ereditiamo a volte il carattere anche dei nostri genitori e anche i difetti dei nostri genitori. Questo dimostra cosa? Dimostra sostanzialmente che comunque, per quanto la coscienza possa fare un suo percorso, mettiamola così, ci sono anche dei fondamenti fisiologici. Quindi questa cosa qua che dici, ah, tu tiri fuori i desideri, cioè in sé è un po' una... cioè io non la condivido, non so come dire, un po' come discorsi del transumanesimo, eccetera, eccetera, tutte stronzate, oppure della AI che diventerebbe autocosciente, no, è un computer che simula con una simulazione programmata bene, punto, basta. Potrebbe essere la più convincente possibile, ma una macchina resta, una macchina resterà. Questo non vuol dire che credo appunto che l'uomo abbia necessariamente un'anima, ma credo che una macchina e l'uomo siano due cose diverse, però né più né meno resto convinto del fatto che ci sia una base su cui la coscienza si ancora. Quindi insomma, se uno è appunto è stronzo ok Matteo, sì, ma infatti mature gaming è questo, cioè io cerco di portare anche me stesso. E per quello che dicevo, forse questo è un gioco che un po' si presta, per quello che poi ho cambiato le miniature, l'ho messo a 18 anni, no? Ma questi discorsi, se tu adesso mi conosci da poco, ma li ho fatti anche quando abbiamo fatto, quando ho fatto la serie, per esempio, quella di Detroit, presente, no?
Lì ho parlato più volte di questo mio pensiero. È un po' il discorso anche di, come si chiama, quella serie su Netflix, Black Mirror, mi pare. Cioè, possono fare un sacco insomma, di discorsi, vediamo se ne abbiamo l'occasione. Io ho detto la mia, io sono convinto di questo. So che appunto qualcuno pensa che noi siamo macchine e qualcuno altrimenti pensa invece che abbiamo solo un'anima e l'anima è quella che ci fa decidere, eccetera. Ma questo non spiega come mai uno nasce stupido e cos'è l'anima che è stupida, oppure non spiega come mai uno se ha l'Alzheimer degrada e è degradata anche l'anima. No. Cioè, per esempio, adesso ci sono delle teorie che dicono che magari il cervello umano è più da immaginare come una specie di radio ricevente. E quello già mi interessa di più, cioè una radio che, per esempio, anche il discorso della coscienza condivisa, no? Quella teoria junghiana su cui tra l'altro si basa un po' Persona, può essere che noi, oppure faccio un esempio semplice. Io ho sempre pensato che noi abbiamo in fondo una forma di telepatia, perché pensate quando per esempio vi sentite osservati, però non vi siete mai guardati alle spalle, eppure vi sentite osservati. Ok? Se vi siete osservati, secondo me è perché appunto c'è in fondo, ma rudimentale, o evidentemente non riusciamo a collegarsi, con questi, chiamiamoli poteri, perché sarebbero delle specie di poteri, dato che non li abbiamo normalmente, li chiamiamo poteri. E quindi l'idea, per esempio, appunto che il cervello è una specie di radio o decoder che decifra una realtà olografica, cioè, sono già più interessanti come discorsi, ok? Però ritorno su un fatto, cioè ritorno sul fatto che ci sono radio migliori di altre radio, capisci cosa intendo dire? Cioè c'è sempre comunque un hardware. E questo è quello che voglio dire, secondo me c'è un hardware e quell'hardware lì è fatto in un certo modo. Quindi tu hai poi quelle proprietà che dicevamo prima, cioè magari di percepire un'altra realtà, di collegarti con gli altri esseri umani, tutto quello che vuoi tu. Si può discutere su questo. Però se il tuo hardware, come dire, è costruito in un certo modo, che non voglio dire baccato, perché in realtà anche uno psicopatico è un modo di essere. Per fortuna sono in minoranza, però hanno in realtà controllo del mondo in questo momento, se vogliamo essere proprio a dirla tutta. Quindi sto dicendo, sono una minoranza e non voglio considerarli malati, va bene, non considerarli malati, sicuramente agiscono in un modo che non è né consono né desiderabile, eccetera, eccetera. È un po' come il discorso dell'omosessualità, cioè uno ci nasce così, ok? Non è né una colpa, né uno sbaglio, né un difetto di genetico, non è un cazzo, cioè nasci così. Però non è la tua anima, cioè secondo me non è che è l'anima essere omosessuale, non so come dire, è il tuo hardware che è fatto così. Penso di essermi spiegato, insomma. Niente, lui dice appunto, può provocare un risveglio del cuore a chiunque. Ovviamente all'interno del gioco sì, in teorica sì. Vedremo, tra l'altro, sarebbe interessante se lo buttassero sul drammatico e magari qualcuno invece ci muore. Va praticamente in coma e ci muore, vedremo. A me piacerebbe che lo spingessero, cioè voglio dire, a un certo punto ci hai messo il bollino 18, sfruttalo ste bollino 18, perché Xenoblade per esempio il bollino è 12 per intendersi, quindi non mi aspetto cose mature da Xenoblade, ma da questo io spero di sì, vedremo. Perché sollevi la questione così di punto in bianco? Abbiamo litigato anche noi prima, con certe teste di cazzo che guardano tutti dall'alto in basso. Mi stavo chiedendo se potessimo far cambiare anche questo tipo di persone. Adesso vuole salvare il mondo questo. Stai dicendo che vorresti portare avanti Ladri Fantasma? Ah, è così che si ricollega la. Boh, vediamo, ci stavo pensando. Ci siamo sbattuti parecchio per risvegliare il cuore di Kamoshida, ma nessuno crede ai Ladri Fantasma. Ok. Inoltre, le persone che erano costrette a subire ci ringraziano. Ringraziano proprio noi. Concordo. Se ignorassimo le persone in difficoltà, tornerei a essere la stessa persona di prima. Beh, questo è vero. Siete sotto la mia tutela, niente fuori dalla nostra portata, come ladri fantasma. Dovremmo essere in grado di aiutare gli altri, no?
Non avevo mai pensato a una simile possibilità, non ci avevo pensato nemmeno io. Ma è vero che con questo potere potremmo riuscire ad aiutare gli altri. Ma questo significa che dovremo combattere di nuovo le ombre, vero? Certo, è inevitabile. Come la morte. Sono certo che ce la caveremo. Giusto? Voglio aiutare gli altri. Anche se siete ancora dei principianti, da oggi siamo a tutti gli effetti un'organizzazione. Principiante. Si si addice benissimo. Va bene, è deciso. Lasceremo a bocca aperta quegli adulti di merda e ci faremo conoscere al mondo intero. Sembra la Marvel, sembra. Ti va di essere il nostro leader? Certo. Nessuna obiezione, responsabilità non fanno per me. E io non ho voce in capitolo, anche se è un suggerimento di Lady Anne, quindi acconsento. Beh, non dovremmo decidere un nome per il nostro gruppo? Ma ce l'abbiamo già. L'altra volta ho usato Ladri Fantasma di Cuore, non sarebbe più figo avere un vero nome? Ladri Fantasma e basta. Oh, ci penso io, voglio che sia carino ma che ricordi anche qualcosa di sfarzoso. Fatemi ci pensare. Che ne dite dei diamanti? Mi sembra il nome di una squadra di baseball. Va bene, faccio io una proposta. Che ve ne pare di Blanquillo in padella? Ma che cazzo è? Blanquillo in padella? Sì, appunto, poi io sono capo, cioè, voglio dire. Blan... che? L'ho mangiato poco fa per celebrare il momento, no? Col cavolo, idiota. Decidi tu per noi. Il nome della squadra sarà visibile quando farai uso dei servizi di rete. Ah, ma posso decidere davvero. Non inserire dati personali. Inoltre ti preghiamo di non inserire nomi che potrebbero risultare offensivi. Oh, cavolo. I fantasmi. I cappari. I ue cappari. Ma va. Ma farebbe ridere, A me in realtà va benissimo fantasmi. Lasciamo questi. Che dite? Vi do 20 secondi per decidere. I davanti no. Ok, quello te lo posso anche... Come faccio ad andare su così? No, Ma scusa. Ah, cancella qua. Che scomodo. Ok, dai, ha provato fantasmi e basta. Ma non è che non sta bene anche i fantasmi, eh? Sì, l'importante è che non... Boh. Perché sai, loro magari poi adesso ti chiamano i fantasmi. C'era questo rischio, però siccome l'hanno messo loro di default... Ah no, mi sono sbagliato qua. Speriamo che non sono i fantasmi. Non è fatto male. Scommetto se scrivevo merdaccia ci avrebbe detto comunque che non era niente male. Bel nome per una matricola. Fantasmi? Perché c'è la distanza lì? Va bene questo? Non capisco perché c'è uno spazio.
Beh, ora che abbiamo un nome, chi sarà il nostro prossimo obiettivo? Ci sono un sacco di adulti corrotti in circolazione. Perché non continuiamo a prendere di mira i pesci grossi? Ho lasciato uno spazio davvero, dici? Ma... Però lo spazio non è una lettera. Cavolo. Ormai. Tipo un grosso dirigente? Sì, qualcosa del genere. Se diamo la caccia a qualche prezzo grosso, finirà sui notiziari, no? Sì, non è importante. Però mi sembra strano che ci sia lo spazio. Non pensate che è così... Cioè, nel senso che se c'è uno spazio tra le parole è un conto, ma boh. Pensate che così più persone inizierebbero a credere in noi? Non è un'idea malvagia, detta da te. Ruggi, magari l'avrei lasciato... Facciamo meglio lasciarlo così e basta. Comunque. Vabbè. Se riuscissimo a fare una reputazione potremmo dare coraggio a molte più persone. Anche se non mi convince molto l'idea di scegliere un obiettivo così, da nulla. Ma in realtà un'idea ce l'avrei. Allora restringiamo il campo a qualcuno che mette d'accordo tutti. Quindi ci serve un pezzo grosso scelto all'unanimità. Mi piace questo aspetto della unanimità. È come stringere una specie di patto. Bene, allora, qui... È qui ufficialmente costruita l'organizzazione dei ladri fantasma. Oh no, il tempo a disposizione per buffet è scaduto. Va bene, abbiamo mangiato tutto. Il ghiaccio non si è mai sciolto, da notare che sta là. Immagino che dovremmo rimandare il resto della discussione domani.